Non è un po' spartito normale, perché è già passato più o meno 40 minuti dal fischio finale dell'arbitro. L'Atalanta batte lo Spezia 3-1, ma andiamo con ordine. Che avevo detto alla fine del video di Lazio Crotone? Senzola non segna. Perché è stato il trascinatore dello Spezia nella prima metà di campionato. Difficilmente questo Spezia farà punti contro l'Atalanta. E non mi sono sbagliato. Nonostante lo Spezia nel primo tempo sia il solito Spezia, arrembante in avanti, incurante del pericolo dietro. È pronto a sciorinare calcio, come lo vuole il suo condottiero, Vincenzo Italiano. Primo tempo, marca Ligure per gran parte delle frazioni di gioco. Tanto che finisce 0-0 il primo tempo, lo Spezia sprecone, probabilmente, un po' di errori sotto porta. Il contro la Dea non ti puoi permettere di fare errori sotto porta, perché la Dea quando imbrocca fa male, fa molto male e fa male con Pasalic, fa male con Muriel e ancora con Pasalic in pochissimi minuti. Tra il primo e il secondo ne passano due, poi un altro quarto d'ora dal secondo al terzo, più o meno, siamo lì. Fatto sta che al 73esimo, oggi è 3-0 Atalanta, con innesti anche di Duvan Zapata. Non se lo voleva rischiare dall'inizio, ovviamente, Gasperini, perché comunque c'è un impegno importante questa settimana in Champions League, al Valde Bebas contro il Real Madrid. Quindi il gestore, ma anche motivatore, Gian Piero Gasperini, cosa ha fatto? Ha fatto partire Muriel titolare con il Ilicic. Lo sai che forse Malinowski ha preso proprio il posto di Ilicic, ma non ricordo. Il gol della bandiera. Il gol della bandiera lo fa Piccoli, che entra all'80esimo posto di Zola. Aperta parentesi. Se Llorente dovesse segnare, beh, non mi ritroverei Piccoli. Ovviamente scherzo. Ci mette 2 minuti. All'82esimo segna il 3-1. Il gol della bandiera. In una specie che purtroppo ora si vede invischiato in quella lotta fratricida tra un nutrito gruppo di squadre per non retrocedere. E ci mettere anche il Crotone dentro, perché comunque oggi ha fatto vedere che non è morto. E la Dea dopo la sconfitta con l'Inter riparte e aggancia la Juve. Ovviamente la Juve dovrà giocare la sua partita, però supera la Roma, una Roma che in Europa League ha sfracellato lo Shakhtar Donetsk. E vedremo se la Roma saprà controbatterà la vittoria della Dea e soprattutto se la Juve
Allora, voglia di fare qualcosa di importante in questo campionato ora, che ho praticamente solo questo. Niente, niente, ovviamente non capisco i titoli di One Football. La Dea vince in scioltezza. No, non ci siamo, non ci siamo. Non abbiamo visto, non hanno visto cosa ha fatto lo Spezia per almeno un'ora di gioco. Ah. Lo Spezia ha giocato come ha giocato contro la Juve. E all'Atalanta però ha fatto un gol. Quindi mettete insieme i tasselli e capirete che non è stata una partita a senso unico. Ovviamente lo strapotere della Dea ha vinto e niente. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Dani è tutto. Noi ci vediamo con un prossimo video, ovviamente. Forza Inter. Sempre Forza Inter. Amala.